Siamo ad un punto importante nella storia della nostra Chiesa. Vogliamo restare uniti, uniti nelle azioni e nella missione, nella proclamazione finale dei messaggi dei tre angeli. Presto Gesù tornerà. E tu devi sentire questo messaggio importante, un messaggio vitale. Noi siamo una famiglia, una grande famiglia, una famiglia mondiale. Siamo in 213 nazioni, 13 divisioni, 1000 lingue, innumerevoli culture e colori. Ma una cosa che non cambia, ovunque nel mondo c'è l'impegno e l'entusiasmo al messaggio e alla missione della Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Questo ci rende una famiglia. Ma a volte questa famiglia deve prendere delle decisioni difficili, delle decisioni che possiamo non vedere allo stesso modo, e questo può rendere le cose molto difficili. Per decenni, noi, come Chiesa mondiale, abbiamo discusso un argomento difficile, un argomento molto controverso, il problema di ordinare le donne al ministero pastorale. Come famiglia mondiale, noi decidemmo alla Conferenza Generale del 1990, per la mancanza di sostegno e per l'amore dell'unità della nostra grande famiglia, noi non ordiniamo donne al ministero pastorale. Altre due volte. La nostra famiglia decise anche di non permettere alle singole divisioni di decidere per conto proprio. E prima del voto del 2015 ci furono tanti anni di preghiera e di studio della Bibbia e dello Spirito profetico. Ogni delegato venne incoraggiato a studiare il problema autonomamente e votarono in base al loro studio della Bibbia e degli scritti di Ellen White. Dovevano controllare gli studi della Commissione e prendere la decisione migliore, il meglio per la Chiesa e per l'adempimento della missione, la nostra missione dataci da Dio. E nuovamente la nostra famiglia globale decise di non permettere alle divisioni di agire indipendentemente. Ma alcuni di noi hanno avuto problemi ad accettare quella decisione, presa dalla nostra massima autorità, la Conferenza Generale in sessione. Ma alcuni non seguirono la decisione presa dalla famiglia mondiale. Questo episodio ha sfidato il nostro principio di unità. Essere una famiglia ecclesiastica unita anche quando non siamo d'accordo. E questo ci porta ad oggi, nel 2018. La nostra famiglia doveva prendere un'altra decisione importante. Cosa fare quando qualche nostro familiare decide di andare contro la decisione della nostra famiglia? Quindi siamo ritornati a pregare molto e a discutere. Infine, decidemmo di creare un sistema per favorire la comprensione, il dialogo e, eventualmente, le conseguenze per riportare l'armonia su tutti i membri della famiglia, con la nostra decisione collettiva. Il controllo, la politica o il potere non c'entrano, non si forza la coscienza. Si tratta solo del rispetto delle decisioni che abbiamo preso tutti insieme, seguendo la volontà di Dio, seguendo l'organizzazione della Chiesa. L'organizzazione è l'unità. Conta solo la missione per affrettare il secondo ritorno di Gesù Cristo. Anche se qualcuno è deluso dalle decisioni della nostra famiglia, per amore dell'unità, avanziamo assieme. Avanziamo assieme. Avanziamo assieme e sosteniamo le decisioni prese dalla nostra famiglia mondiale. Fidiamoci delle decisioni prese dalla Conferenza Generale in sessione. Costruiamo l'unità della Chiesa, l'unità della nostra Chiesa. Stare uniti come una famiglia che ha per fondamento la parola di Dio. Concentriamoci sul messaggio e nella missione che ci sono stati dati da Dio. Quindi vogliamo chiederti di sostenere le decisioni che la famiglia della Chiesa ha preso. Non dividiamo la nostra famiglia a causa dell'autonomia locale. Tu puoi far adempiere la preghiera di Cristo per l'unità nella sua Chiesa. Sii una voce di unità e amore fraterno.
Prega per le nostre guide ed informati. Informati sui documenti votati al Consiglio annuale e condividi questo messaggio. Noi sosteniamo la nostra Chiesa. Noi sosteniamo la nostra Chiesa. E tu? Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni.